Eccomi qui ragazzi, 16, 22 marzo, periodo di riferimento per la nuova puntata di Giochiamoci Bestseller. Come sempre, dati ufficiali Nielsen, mercato italiano per quanto riguarda la vendita del software e dell'hardware. Vai con la sigla. Settimana veramente moscia, pochissime new entry, praticamente tutte finte, podio immutato, quindi belli veloci. Partiamo col decimo posto, dove troviamo WePlay che rientra in classifica. Vedete scritto new entry, ma in verità appunto rientra in classifica perché esiste da un secolo questa raccolta di minigiochi stravendutissima. Proprio di recente è venuta fuori una ricerca Nintendo, in pratica, che diceva che in totale 15 sono almeno 30 milioni di Wiimote aggiuntivi, quindi veramente si gioca il più possibile almeno in due con Nintendo Wii. Comunque, a parte questo, nono posto, troviamo Pro Evolution Soccer 2009, versione PlayStation 3. Riguadagna una posizione, perché prima era decimo, la settimana scorsa stava lì per uscire la classifica, invece un piccolo colpo di reni è risalito. E noi ce ne vediamo un bel pezzettino, in presa diretta, girato proprio qui dentro. Pallone ancora suo, Afellai. Hanno un'altra occasione. Grande recupero, si riparte. Afellai. Rischia tantissimo il difensore, occasione. Perde invece due piccole posizioni. Dal sesto arriva a questo ottavo posto il professor Layton e il Paese dei Misteri. Questo gioco esclusivo per Nintendo DS, questo puzzle game molto particolare, tra l'altro è proprio notizia della GDC più o meno che il nuovo professor Layton uscirà anche in Europa entro quest'anno, mentre il terzo, perché dovrebbe essere una sorta di trilogia, lo dovremmo aspettare nel prossimo anno, quindi nel 2010. E noi intanto ci vediamo il piccolo trailerino promozionale che accompagna l'uscita di questo gioco. Settimo posto per un altro rientro, più che new entry, in classifica, un altro titolo Wii anche in questo caso, che aveva lasciato il posto per l'abbondanza di nuovi giochi che c'è stato in queste ultime 2-3 settimane. Rientra infatti Mario Kart Wii con l'idrotino di scorta, gioco famosissimo, stravenduto grazie all'accoppiata Panariello e Moreira, come si chiama? Giuliana Moreira, sì, mi sembra, se non mi ricordo male, potrei dire molte cretinate. Comunque, vendutissimo, ma noi andiamo ancora un po' oltre perché lo abbiamo conosciuto fin troppo. Al sesto posto troviamo, che perde un'altra piccola posizione, piano piano, proprio lentamente, sembra uscire dalla classifica, ma noi siamo convinti che alla fine ce la farà ritornare sopra. C'è infatti Killzone 2, questa mega esclusiva per PlayStation 3, titolo di guerra action in prima persona, tecnicamente iper all'avanguardia. Appunto, ha perso questa piccola posizione, ma noi ci godiamo come al solito un bel estratto in presa diretta che abbiamo girato proprio qui dentro nei nostri studi. Chi invece finalmente sale, perché sono tutti a scendere praticamente, è il Pro Evolution Soccer 2009 per PlayStation 2, che troviamo in questa quinta posizione a spaccare la classifica, mentre la settimana scorsa era addirittura settimo. Quarto invece troviamo un'altra esclusiva Wii, ovviamente il solito Wii Fit che ci perseguita da secoli e che addirittura sale di 5 posizioni. Eravamo tutti convinti lì che se ne stesse per andare via, invece pam, risale lì sopra, addirittura quarto posto, si becca la medaglietta di legno, anzi la statuina di legno intagliata dal nostro Santicchia. Ma noi andiamo ancora un po' più su, no? Sì? No? No? Vi facciamo vedere un bel trailerino promozionale Wii Fit, perché se ancora non l'avete imparato a memoria di che si tratta, ora potrete sistemare, insomma, scoprirlo. E il podio, come dicevo prima, è praticamente, è definitivamente immutato. Terzo posto troviamo infatti
Mario Power Tennis, questa riedizione con i controlli Wii che rientra nell'etichetta New Play Control, appunto praticamente è un gioco vecchio per GameCube, un gioco insomma che ha avuto la sua storia per GameCube, che è stato riadattato per sfruttare Wiimote e Nunchuck, molto molto piacevole, stabilissimo in terza posizione. Al secondo posto troviamo Resident Evil 5, seconda settimana di seguito che si fa nei piani altissimo, perché appunto in seconda posizione troviamo la versione 360, come state vedendo, di questo attesissimo nuovo episodio della famosissima serie, mentre al primo posto troviamo lo stesso identico gioco ma in versione PlayStation 3, che riesce a vendere una discreta manciata di copie in più e quindi appunto si classifica nuovamente la nostra numero 1 della settimana. Detto questo, assolutamente un bel video fatto in presa diretta qui dentro in occasione della nostra video recensione che vi consigliamo di guardare. Ma andiamo a vedere le grandi assenti, perché PC come al solito non c'è, ma di nuovo anche questa settimana troviamo Empire Total War, capolavoro di Creative Assembly e Sega, questo strategico che continua a avere un notevole successo in ambito PC ma non ce la fa entrare nella classifica generale, mentre per PSP troviamo un interessante cambio al vertice. Infatti dopo mesi di Pro Evolution Soccer 2009 ricompare dal nulla FIFA 09 per PSP, quindi il concorrente per definizione del Pro Evolution Soccer ce l'ha fatta a guadagnare la prima posizione sulla piattaforma portatile di casa Sony. Direi che a questo proposito, per un po' di par condicio, ve ne facciamo vedere un estratto in presa diretta, che però ovviamente non è la versione PSP ma è la versione next gen, quindi PS3 360, di FIFA 09. Andiamo a dare un'occhiata a sta classifica hardware. E qui proprio lo schifo assoluto, visto che praticamente non ci sono modifiche. Sesto posto PlayStation 2, quinto posto PSP, mentre al quarto posto troviamo PlayStation 3, che veramente questa settimana, proprio per appena poche decine di macchine vendute in più, riesce appunto a stare di una posizione sopra PSP, perché altrimenti stavamo lì lì per vedere un'inversione. Terzo posto per Xbox 360, che se ne sta bella tranquilla senza nessuno che la sposti. Secondo posto per il Wii, e anche in questo caso questa settimana è veramente stata molto peculiare, perché proprio per una decina di macchine, proprio pochissime macchine, il DS ce l'ha fatta nuovamente a trionfare, perché per poco non abbiamo visto trionfare lui. Quindi assolutamente piattaforma immutata, appunto con la prima posizione del Nintendo DS e la console portatile di casa Nintendo. Detto questo ragazzi, classifica velocissima, medio impappinamento per un paio di parolone. Comunque, detto questo, l'appuntamento come sempre fra 7 giorni con la classifica, e giochiamoci bestseller, appunto la classifica con i dati di vendita italiani, mi raccomando, del nostro territorio, ufficializzati in Nielsen, per tutto quello che riguarda i giochi per console e per PC e l'hardware console. Detto questo, statevi bene.